Ciao atleti, benvenuti in un nuovo video. Ho appena terminato la mia prima mezza maratona. Prima mezza maratona, devo dire che è stata più dura del previsto, però è stato un buon test, un buon allenamento. Allora, il percorso era veloce ma non troppo, nel senso che era molto scorrevole, però c'era tantissimo vento, ragazzi. E c'erano dei drittoni, strada a dritto, e c'erano delle strade contro vento, leggera salita, infinite, quindi è stata un po' dura per quella. Ma adesso entriamo nel dettaglio, perché analizzeremo tutti i dati della mia mezza maratona. Avevo una fascia cardio collegata con il mio Garmin, e adesso andiamo a vedere tutti i dettagli tecnici. Allora, per me un tempo finale di 1 ora 18 minuti e 5 secondi con un passo medio di 3 minuti e 42 al chilometro. Il mio obiettivo era stare tra i 3.40 e i 3.45, quindi direi obiettivo raggiunto. Poi appunto il vento ha un po' reso la cosa più difficile, però ci siamo riusciti comunque. Posizione 18° assoluto, purtroppo c'è da dire che ho fatto tutta la gara da solo, perché il primo gruppetto di circa 15 erano troppo forti per me, avevo un ritmo che non riuscivo a tenere, e il secondo gruppetto era più lento, troppo dietro, quindi mi sono fatto tutta la gara nel mezzo tra il primo e il secondo gruppo da solo, quindi questo non ha aiutato molto sia dal punto di vista mentale che dal punto di vista del risultato, perché se uno sta in gruppo magari è parato un po' dal vento, in questo caso tutto controvento. Andiamo a vedere i lap chilometro per chilometro e vi racconto le mie sensazioni. Ho cercato di essere abbastanza costante, sono partito con quel passo 3.40-3.45 e sono riuscito a mantenerlo fino in fondo. Stavo bene fino al 16° chilometro, vedete più o meno qui, fino a un'ora, e dopo, ragazzi, il buio. Una mezza maratona non si inventa. Prima volta che la faccio e 17°-18° chilometro si arriva alla botta, è devastante. Infatti gli ultimi chilometri sono stati duri, ho iniziato a correre a 3.50, sentivo degli avvertimenti di crampi, diciamo che 30-40 secondi li ho persi. Però era prevedibile e anche adesso sono veramente cotto, non pensavo fosse così faticosa una mezza maratona, perché in precedenza ho fatto gare di 13-14 km e la reggevo sempre bene, un passo di 3.35, quei 7-8 km in più hanno fatto parecchio differenza. Un altro dato importante è quello della frequenza cardiaca. Frequenza cardiaca, vedete il cardio. Mi sono stabilizzato subito dopo 15-20 minuti, già a delle pulsazioni fuori soglia per me. Ero sempre sopra 175 battiti al minuto e quindi ecco, vedete dal grafico 180 fisso e insomma un'ora e 18 a 180 battiti si fanno sentire. In particolare ho avuto una frequenza cardiaca media di 176 battiti e una frequenza cardiaca massima di 183 battiti, quindi direi che ho tirato abbastanza. Qui vediamo il grafico della quota. Come ho detto precedentemente, era un percorso veloce ma non troppo, infatti vedete che c'era un po' di salitelle, c'era qualche cavalcavia, sottopassaggio, curva stretta, anche un pezzetto di sterrato, e questo unito al vento ha fatto un po' la differenza, magari un po' di tempo da limare c'è ancora. La mia fascia cardio permette anche di dare altri dati, e secondo me un dato importante è quello della cadenza di corsa media. 169 può andare bene per, diciamo, la mia statura, però è un dato molto importante perché sarebbe buono avere una cadenza sopra 170 passi al minuto. E questa è una cosa che bisogna lavorarci col tempo, con gli esercizi di tecnica, facendo a lunghi, pensando di correre a passi corti o a passi lunghi. Quindi su questo poi eventualmente ci faremo un video, perché la cadenza di corsa, non solo in bici ma anche a corsa, è molto importante. Poi vediamo altri dati, come la lunghezza media del passo. Vabbè, io sono alto 1,89 m e ho fatto una lunghezza media del passo di 1,60 m. Un altro dato importante che mi fornisce la mia fascia cardio è questa media bilanciamento TCS. Cosa vuol dire? Va a calcolare il tempo di appoggio del piede destro e il tempo di appoggio del piede sinistro. E io sono stato abbastanza simmetrico, abbiamo un 50,5% sinistra, 49,5% destra. Questo potrebbe essere un dato importante se ad esempio avete un 40-60, c'è qualcosa nella vostra corsa che non va bene. Quindi in caso affidatevi all'allenatore e fate molti esercizi, perché
una corsa scoordinata vi porterà sicuramente a infortuni prima o poi. Un altro dato importante è quello del tempo medio di contatto con il suolo, 226 millisecondi, e più questo valore è basso e meglio è, perché come vi abbiamo detto in precedenti video sulla tecnica, minore sarà il tempo di contatto del piede con il suolo e maggiore sarà l'efficienza di spinta. E per migliorare questo tempo dobbiamo fare esercizi di tecnica, abbiamo già fatto alcuni video, ne faremo di altri, quindi mi raccomando. Ma adesso vi faccio una domanda. Secondo voi, perché ho iniziato a fare una mezza maratona? Io che di solito faccio triathlon sprint e triathlon olimpici. A breve uscirà un video con una sfida che mi sono posto, quindi iscrivetevi al canale, seguiteci sulla nostra pagina Instagram Triathlon Italia e sulla mia pagina personale Luca Borgianni. Spero che questa analisi vi sia piaciuta e se avete altre curiosità su dati scrivetecelo nei commenti. Io vi ringrazio e al prossimo video. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my